Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti. Vediamo di uscire di qua senza fare danni. Che non è tanto largo, eh. Ok, mi sembra che siamo usciti. Noi avremmo dovuto prendere il rimorchio che ha agganciato mio collega qua col Volvo. Ma ieri quando ho fatto per prenderlo, siamo vuoti, eh. Quando ho fatto per prenderlo era morto il camion e quindi nada. Cioè c'è rimasto la chiave girata. E quindi, perché lui qua sul Volvo puoi lasciare, cioè per esempio io so che qua lo puoi fare, poi non so in quali altri rimorchi lo puoi fare. Sì, i rimorchi, buonanotte. Lasciare la chiave qui e portarti via il telecomando. In teoria anche su Scania puoi fare così, tipo DAF no, perché ha la chiave tutto uno col telecomando, per dire. E lui la lascia sempre nel quadro e non si sa come, in qualche modo è successo, è rimasta girata. Quindi ieri ho fatto per aprirla col telecomandino del questo qua, non si apriva. Mi sono fatto dare le chiavi in ufficio di scorta e ho visto che c'era la chiave girata. Abbiamo provato anche con un mio collega a metterlo in moto col booster, ma il booster era scarico. E quindi oggi siamo con il rimorchio turco, con la turca, con la, come l'ha chiamato ieri il mio capo, il cesso. Dato che c'erano solo questi due di rimorchi vuoti, abbiamo preso quest'altro qua. Fa un casino sto rimorchio nei buchi. Tan tan tan. Sarà il telo che sbatte contro qualcosa, contro le sponde. Vuoto e vuoto. L'ho guardato ieri. E allora cosa facciamo oggi? Oggi per me è venerdì 18 e sono le 6, giuste? Ero arrivato un po' prima. Poi mi sono fermato, cioè mi sono fermato, sono stato un attimo a parlare con quel mio collega che è davanti. Non lo raggiungeremo magari perché è carico di aria essenzialmente. Tanto volume, ma poco peso. Avete presente quei bottiglini? Ma perché me lo dici adesso che il riscaldatore va pulito? Me l'hai già detto quando ho messo in moto. E quei bottiglini che facciamo la navetta, l'abbiamo fatta anche noi in un video una volta. L'ho fatto più di una volta, però insomma ve l'ho fatta vedere anche a voi. E quella roba lì. E noi invece andiamo a caricare Voltri. Andiamo giù vuoti perché dopo le ferie, adesso il venerdì prima delle ferie, siamo partiti in 3-4. 4 solo dove andiamo a caricare oggi, al mattino qua, siamo andati giù, abbiamo scaricato, siamo venuti su vuoti. E praticamente avevamo tutti i rimorchi vuoti tranne due e basta. E diciamo che adesso dobbiamo andare a ricaricare tutto. Carichiamo per Lozzolo e poi andiamo a ritirare San Pietro Mosezzo, che dovrebbe essere, poi qui c'è la scheda, ci guardo. Ieri sentivo che col mio capo mi diceva: dovresti avere mezza sponda di roba, 6 quintali o 2 quintali addirittura. Proprio niente, infatti ho detto, ma è il peso della cassa, di quello che sarà. Alto 60 cm per 1,60. Infatti voleva mandare il furgone, ma no, 200 kg, perché 2 quintali? Perché diceva, se mandavo il furgone ero fuori portata. E mi sembra che sia 2 quintali, quindi perdonate i vetri, fanno un po' schifo, non lo so. Sono tornato ieri, dato che ho fatto lunedì e mercoledì. Lunedì vabbè, era, cioè lunedì no, va bene niente, era ponte diciamo. Martedì era Ferragosto, mercoledì sono tornato, cioè sono stato a casa, sono tornato ieri, giovedì. Questo è mio collega, no, non è un mio collega, cos'è, una bicicletta. E lì c'è una polvere, che figurati, e quindi non ho ancora lavato. Ieri sono arrivato poi in mezzo tardi. E vediamo un po', ma è al minimo sta cosa, sì. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare, perché io oggi alle 5 avrei una visita. Qui vicino a Capanoe dove partiamo, quindi non è che sono tanto distante. Però sai, vorrei arrivare in orario. Vediamo cosa riusciamo a fare.
se questa roba è poca, speriamo non facciano tempo per perdere tempo per caricarla. Questa roba qui di Lozzolo l'ho già caricato una volta, un mio collega, cioè con rimorchio di un mio collega, quello lì del Volvo. Se non è cambiato, non penso, perché insomma sono bancali di tipo mattoncini ignifughi, no? Roba così, roba semplice. Arrivi all'ultimo asse in fondo, circa, forse leggermente dopo, lasciandone due singoli davanti, oppure se tieni tutto contro la vedo un po'. Guardo cos'è sta roba qua, guardo che ora si fa, perché in base a quello magari, se è veramente roba così e in base all'ora che si fa, poi tutto dipende da quello. Se riesco a passarci prima, passo prima a ritirare qua a San Pietro Mosezzo. Se è così poca roba, così leggera, me la metto in fondo e via. E poi andiamo a scaricare, se mai là, e torniamo una tirata indietro. Tanto sarà da vedere dopo sta roba. Adesso ci aggiorniamo dopo, dai. Che lusso, ragazzi. Sono le 7.08 e siamo già dentro. Mi ha fatto entrare il capo. E a quanto pare carichiamo quelle palette lì. Dovrebbero essere quelle lì più alte, diciamo. Ok ragazzi, abbiamo caricato. Ora vediamo di capire se arriva qualcuno da questo specchio. Sembra di no. Abbiamo caricato, sono le 8 in punto. Non si sa perché l'asse del rimorchio stia su. Non rimorchio, dai numeri. Abbiamo 2 ore 16 di strada. E ora partiamo. Abbiamo fatto veramente in fretta. Si vede che l'ha chiamato ieri il mio capo per dirglielo, perché sentivo che aveva detto qualcosa del genere. E si vede che poi l'ha chiamato. Perché ho parcheggiato e c'era lui lì che spostava i camion degli autisti. Mi ha fatto entrare subito. E sì, vabbè, ora non mi interessa. Grazie. E niente, mi ha caricato questi bancali. L'ultimo. Mannaggia, l'ultimo l'ha traslato un po' troppo presto e ha spostato un po' di quei mattoncini che ci sono dentro. Speriamo che là non dicano niente, perché l'ha un po' spostati. Vabbè, vediamo. Niente, adesso tanto il carico è buono, sono bancali, roba ferma, cioè giustamente le strisce. E niente, faccio caldo. A parte che sono già 30 gradi, non sono neanche le 8 del mattino, sono le 7.58, c'è già 30, giusto per darvi un'idea. Poi questo rimorchio che ti fa tribolare, che lo tiri davanti, esce dietro, lo tiri dietro, esci davanti, non si smentisce mai, E boh, basta. Ci dice che arriviamo su per le 10.10 più o meno, mi sembra. Andiamo a scaricare e poi caricheremo penso al pomeriggio e veniamo via. Guardo anche gli orari che fa quella ditta lì, di entrambe, così per curiosità, non si sa mai. Ci aggiorniamo più avanti, dai ragazzi. Eccoci ragazzi, stiamo sorpassando un po' di cavalli. Ne abbiamo passati già un paio, qui ce n'è altri 1, 2, 3. Il primo che ho sorpassato c'era il cavallo che aveva la coda fuori come questo. Un bel cavallo bianco. Aveva una coda bella grossa. Ce l'aveva bella fuori, che sventolava. Si vede che la muovono e poi gli esce fuori. Vabbè. Va bene. Allora, ho optato per tirare a andare a scaricare prima e poi andare dopo a caricare. Rischiamo di fregarci per veramente poco tempo, perché dato che così arriviamo là a scaricare alle 10.10 e invece altrimenti saremmo andati al carico e, diciamo, trascurando i tempi di carico, quindi ci sarebbe voluto poco, però non contandoli saremmo arrivati là alle 11 e qualcosa, non mi ricordo già più che ora era, no scusate, era 10.47 mi sembra. Perdi quella mezz'ora, un quarto d'ora andare, un quarto d'ora tornare. A caricare non penso ci voglia tanto, perché non dovrebbe essere una cosa. Dovrebbe essere a due colli, leggeri, non pesano niente. Però, sai,
stiamo un attimo così e lo facciamo dopo, perché perché sì. Poi se arrivi là, ho visto questa dove andiamo a scaricare, fanno pausa dalle mezzogiorno all'una. Se facevano dall'una alle due era meglio, perché allora andavo a ritirare prima. Ma facendo così preferisco far così, perché se gli arriviamo la tardi, poi sì, l'una non è tanto, però l'una, poi che scarichi, magari vengono le due, due qualcosa. Il mio collega aveva detto che aveva fatto presto, se non mi sbaglio. C'è andato al mattino. Però, sai, facciamo così. Se poi a caricarci mettiamo un attimo, meglio ancora. Se fanno pausa, faranno pausa. Speriamo. Gli dico sì, dai, uno che mi dà una mano, li mettiamo su a mano. 120 kg, uno e l'altro non mi ricordo più comunque. Siamo sempre lì. Perché di lì, allora, mi segna 1 ora e 33 là e poi 2 ore e 31, quindi ci vuole un'ora. Quando finiamo di scaricare, metti, se arriviamo là 10:10, metti le 11, arriviamo là a mezzogiorno. Mezzogiorno, mezzogiorno è qualcosa. Tanto c'è anche da fare mezz'ora di pausa, che abbiamo 2 ore e 43 di guida. Ci arriviamo a scaricare 2 ore e 30 al ritiro, quindi sì, ci arriviamo lì. Poi se non la facciamo in mezzo siamo fregati comunque. Stamattina non sono riuscito a farla. Di solito lì ce la fai un po' di pausa prima che ti chiamano e tutto. Invece stamattina no. Mi ha caricato proprio, non so se ve l'ho detto, ma ha caricato proprio lui. Era lì, mi ha fatto entrare, spostava i camion, mi ha fatto entrare, ha iniziato a caricarmi. Poi sono arrivati due coi container. Allora si è detto sullo stack, gli ha scaricato i container, gli ha ricaricati altri due. Si è rimesso a caricare me. Poi mi è andato a fare le bolle, veramente mi ha fatto veramente un piacere stamattina. E via, dai ragazzi, andiamo. Qui è un pochino più fresco, è 25 gradi, ma mamma mia, Genova a 30 gradi è una cosa impressionante. Le 8 del neanche le 8 c'era già 30 gradi. E vabbè. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, allora qua ci siamo arrivati, ma non è qua che si scarica. Perfetto. Quindi ci giriamo indietro, inventiamoci qualcosa per girarci indietro. Mi ha detto che mi porta lui con la macchina perché non è qua. Non è qua che si scarica. Ha detto che qua fanno solo produzione. E vabbè. Sto cavolo di asse che sta sempre su, non ne vuole sapere di andare giù. Piano. Possiamo andare? Sì. Ok. C'è una strada qui che bisogna farla fermi perché salti via dalla cabina. Sarà questo, penso. Ho detto ti aspetto lì con la macchina. Non so se anche l'altro mio collega è venuto qua. Non mi ha detto niente, mi ha detto che aveva fatto presto a scaricarlo. Questo pezzo qua, da arrivare di qui a lì. Io ti aspetto qua, amico. Ah, prende quella? No. Non c'è verso, devi mandarlo giù. Non se ne va. Ok, eccoci qua. Piano. Ci ha già firmato la bolla. È venuto adesso e mi ha detto ti firmo la bolla. Qui piano perché veramente. Sono arrivato. No, forte, però. Una velocità normale prima. Mi è venuto da saltar via. Te, guardate qua. Dove c'è da andare? Qui, destra o sinistra? Destra. Mettiamo già la freccetta. Piano. Infatti anche quando mi ci dovevo infilare qui sono stato fino all'ultimo. Poi ho visto lo slargo là, ho detto sì dai che vado. Se no non mi ispirava a infilarmi qui dentro. Ora io qui devo aspettare che mi si liberi sia a destra che a sinistra per girare, perché non riesco altrimenti, mi sa. Per quanto posso stare sulla sinistra adesso qua, allargarmi. Sto cavolo di asse. È bello che adesso lui parte, io il tubo che parto.
Vabbè, parto dopo questo. Dai, che almeno abbiamo anche lo spazio là. Dai. Passa questo. Passa questa. E usciamo. Ok. Sì, lo spazio ci serviva tutto. Ah, la cintura, giustamente. Ok, andiamo a vedere dove andiamo a scaricare. Magari questi qui non facevano neanche pausa, visto che c'avevano un frighetto lì, c'avevano due affari lì. Magari se gli arrivavi qui dicevano, ma sì dai, ti scarichiamo, dopo faccio dopo la pausa. Mi sembrava proprio la buona qua, eh. Quattro ragazzi c'erano. Sarà tanto distante? No, qua gira a sinistra. Ah, ok. Ma io non capisco perché non ti mettono il divieto. Sì, magari non c'è niente qui, è un capanno così. Però. Ah, beh, è questo affare qua. Se te conviene che ti aspetti un attimo, perché. Sì, ho capito che c'hai la strada, ma vedi il camion, sarà sta affare qua. Mattoncini, sembrano tutti così. Ah, là. Dai, ragazzi, aspetto che mi apre. Ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, scaricato 10:49, siamo partiti da 4 minuti. Sono riuscito anche a farla mezz'ora. L'ho fatta mentre mi scaricava. Sapete che, come vi ho detto che non è tanto, io non sono uno di quelli che si nasconde, non andrebbe fatta, ma in questi, mamma mia, ma in questi casi qua la faccio volentieri. Di là c'è dall'arrivo 11:39, qui del vero non c'è il divieto andare dritto, però ti consiglio di andare a destra. Queste dovrebbero attraversare, facciamole attraversare. C'hanno la precedenza, poi sono brave che aspettano le macchine che passano. Quelli che non sopporto io è quelli che sì che hanno la precedenza. Sì, ma ora qua io a girarci, ci giro bello largo. Sì che hanno la precedenza, ma si buttano senza magari neanche guardare. Ok, doppio asse fisso, cioè asse fisso in fondo e alzato in mezzo in questi posti, paesi, mezzi stretti, non è proprio il massimo. Se vedevo che la panna andava così piano passavo, aspettiamo l'altro. E cosa volevo dirvi? Niente, poi mi ha scaricato ho aperto due lati, mamma mia, sto rimorchio, ci ho voluto più tempo a chiuderlo che a fare altro. Una tribolazione tutte le volte sto rimorchio. Non lo tiri di qua e si molla di là, lo tiri di dietro e si molla davanti, lo tiri davanti e si molla dietro, poi salta fuori, mamma mia. Aia, qui c'era questo, mi sembrava che erano meno profonde all'andata. Qui c'è 4,50, ma in realtà sono 18 metri, guardate quanto è alto, ci ho messo 4,50, ma qui è, sarà 6 metri, no. Però 5 qualcosa lo è tutti. Vabbè. Fa caldo, ci sono 27 gradi, che poi non ho fatto niente, io ho aperto, cioè non ho fatto niente, ho tribolato mezz'ora con quelle sponde, perché poi è lì che mi è venuto caldo. Piano, che questo sembra alto. Tra 300 metri, andate a destra alla rotonda. Niente, di quello là non ho detto niente, a parte che era... essere stato un ragazzo rumeno, a parte che mi sembravano un po' tutti stranieri là, ragazzo rumeno, si è messo la musica classica, musica balcanica, musica rumena, non lo so, si riconosce, a palla nel muletto e non ha detto niente. Questa deve attraversare, no, mi fa un paura quando sono anziani così sul marciapiede vicino così. Ehi, che rumore fai? Giusti. Via. Ora facciamoci questi 47 minuti. Quanti chilometri sono? 39 chilometri. Teniamo un po' un occhio sul palo di là, perché secondo me non è chiuso tutto, non ne sono... cioè, è chiuso, però magari vedo un po' di spazio. Non capisco se è il suo che ci deve stare, perché sono tutti piegati sti pali ormai, o è chiuso male.
Perché di qua ce l'hai sott'occhio, bene o male, di là no. Eccoci ragazzi, qui siamo a Gislarengo. Mi sembra di averlo detto giusto, eh. Tra 300 metri qua a sinistra. Va bene. Qua, se vi ricordate, ci siamo venuti un sacco di tempo fa, quando venivamo a portare i tronchi. Vi avevo fatto un video, uno dei primi, era che venivamo qua. Vediamo se arriva qualcuno. No. Se arriva qualcuno adesso va indietro. Ah, camion dritti, perfetto, meglio ancora. Perché a venire in qua ti fanno passare dal di là. Ti fanno passare dal di qua a sinistra. Io infatti ne sono arrivato di qui a sinistra. Vedo, qui c'è il divieto. E andare in qua vai di qua. Meglio, meglio ancora, almeno non devi stare a sbatterti lì nella rotonda. Tra 50 andiamo. Metri girate a sinistra, poi prendete la terza a sinistra. Sì, tanto la strada la so. E piano. Ok, beh, ecco, non è neanche tanto largo. Salve. Ok. Noi qua ci passavamo quando andavamo a portare i tronchi. Andavamo giù. Questo si ferma qui, grazie. Andavamo giù da qui, questa strada qua, per Rovasenda, se vi ricordate. Non sapevo che è andata di qua al ritorno di là. Probabilmente non ci sono mai passato. No, di là sì, andare in su sì, ma venire indietro non penso mai. Vabbè. E niente, ho guardato, lui mi fa fare l'autostrada. Ah no, forse ve l'ho anche già detto. Mamma mia, che memoria. L'ho fatto 10 minuti fa, eh. Non è che l'abbia fatto un'ora fa. Quindi niente. Ora ci dà 11.35. Chissà che riusciamo ancora a caricare stamattina. Sarebbe oro, veramente. Oro colato. Ci aggiorniamo dopo. Ok ragazzi, ci siamo. Ci siamo, 11.25. Alla fine della strada. Siamo arrivati. Mancano 1 km e 1. Direi che ce l'abbiamo fatta. Speriamo che ci carichino adesso, prima di mezzogiorno, cioè prima della pausa, qualunque ora la facciano. Adesso ci arriviamo lì alle 11.27. Sempre che in questo incrocio riusciamo a passare. Aia. Genio che ha messo quei cartelli lì, eh. Io non capisco perché riescono ancora a mettere i cartelli messi in quel modo. Ok, qui possiamo andare, di qui c'è la corsia nostra. Tanto non ci serve. Ok. Tanto abbiamo due bancalini, due farini. Da buttarli su ci vorrà 5 minuti. Ci vuole di più aprire e poi richiudere il rimorchio. Quello no, fin lì non ci piove. Ma una volta che poi è aperto, a caricare ci vuole una. Cioè aprirlo no, aprirlo si apre. A meno che non carichi tanto in mezzo che poi non riesci più a aprirlo, a chiudere le sponde. Ora qui nella rotonda dovrebbe essere questo capannone giallo, perché non si riesce bene a capire dove sia l'entrata, ma penso sia questo. Ok. Impostiamo già direzione casa, anche se è abbastanza semplice. Vai a lavoro. Vai. Io mi metto qua davanti al cancello, che si entrerà sicuramente di qua. Ci vediamo dopo, dai ragazzi. Ok ragazzi, caricato, 11.49. Ci usciamo? Sì. Tum, tum. Via, ora aspettiamo che passano questi, che se qualcuno deve girare, se no lo imbottigliamo. Di là non arriva nessuno, questo se deve girare aspetta. No, non deve girare, questo nemmeno, meglio. E ce ne andiamo, via. Ora tocca un po' a noi. E buono. 11.49, abbiamo caricato queste due cassette. Su una ci sono. Su quella più grande sono 230 kg lordi, 48 kg netti. E quella più piccola non ci ho guardato, perché poi una volta che me l'ha caricata ho chiuso e via. Per dirvi. Ora, dove ne venivamo noi? Da qua, fuori di qua, fuori di qui. Fortuna abbiamo fatto presto, ci hanno caricato e tutto, buono, buono. Caldo però, fa un caldo
E ora a 13.38 arriviamo. Vediamo se sono da scaricare. Le scarichiamo perché ci abbiamo tempo. Non so se ho fatto bene a metterle tutte davanti, Se ho fatto bene a metterle tutte davanti, perché per mettere il peso bene avrei dovuto metterlo sugli assi, tra il primo e il secondo asse forse. No, sto scherzando ovviamente, non si pensa che io sia serio. È buono. Adesso vediamo, mettiamo sotto carica il telefono, che credo che ne abbia bisogno. Niente, dai ragazzi, ci aggiorniamo dopo. Eccoci ragazzi, Alessandria Est, la nostra uscita. Usciamo qui e facciamo un po' di strada vecchia per andare a casa, anche se poi l'ultimo pezzo dobbiamo comunque prendere l'autostrada. Ma tagliamo un po', penso, non so come tempo, più o meno sarai lì, ma tagli come chilometri, come chilometri tagli sicuramente. E cosa volevo dirvi? Non faccio più la strada quella che avevamo fatto, penso una volta, di avervela fatta vedere in un video solo, passare dentro Gavi, perché è successo una cosa che praticamente un giorno ne veniva Gavi, insomma, per chi non si ricordasse, era quel giorno che avevamo caricato quei 4 bancali di vino lì vicino alla mia ditta e non mi ricordo più che video fosse, comunque mi sembra che fosse qualche mese fa, tipo aprile, maggio, così. E perché adesso sono, cioè adesso non, forse al momento adesso si può, però quando ci sono passato io sono arrivato lì, che è stretto e senso unico, per chi lo sa, per chi no, magari aveva visto il video se lo ricorda, e mi sono trovato i lavori davanti un giorno, era tipo le 5 così, e mi è andata bene che sono riuscito a accostarmi sulla sinistra, a destra riuscivano a passare le macchine, perché avrei dovuto fare una curva che non la fai neanche con una motrice, proprio qui piano, che sto coso qui è brutto, è antipatico, ce l'ha tutti con lui, e quindi dovevo per forza andare indietro. Oltretutto lì c'era lo scavatore, aveva rotto la strada, figurati, non c'era verso di passare. E quindi ho chiamato in ditta, gli ho detto se c'era qualcuno lì a Capannone, dato che era orario da... Sì, vabbè, complimenti, Era orario da... ormai magari qualcuno era già arrivato, infatti per fortuna erano già arrivati tanti miei colleghi. E io ho detto mandameli qua, che bisogna che mi fermo le macchine che vado indietro. E così sono arrivati poi... Sono arrivati due ragazzi che sono in ufficio. E quanti miei colleghi? 3-4 miei colleghi. 3 forse. A fermare un attimino le macchine dietro per far retromarcia nel senso unico, andarmi a girare e poi andare a fare il giro del globo per arrivare, vabbè. Però è stato bello, perché poi, cioè bello, è stato particolare, no, fare quel lavoro lì. Perché ho detto, ci faccio la croce sopra, a parte che adesso poi metteranno il divieto fisso, però io di lì non ci passo più. Tanto, a meno che non vai davvero a caricare lì, per il resto, se vai a caricare lì o te ne assicuro, a parte che d'ora in poi non si potrà più, perché stanno facendo dei lavori che non si potrà più. Però basta. È stato intenso quando sono arrivato lì dopo, non so, a parte vabbè, già che inizia stretta prima, sarà 300-400 metri, poi l'ultimo pezzo senso unico, arrivi lì, strada chiusa, e in quel momento rifletti sulle decisioni che hai preso, sulle decisioni della tua vita, no? Ma va già bene che passavano le macchine di fianco. Perché... Ma poi, per carità, me la sono anche cavata, perché una volta che hanno fermato le macchine, c'è il semaforo senso unico alternato. Ho preso con un ciclo di semaforo, quindi rosso. Sono... Questo è mezzo perso, non ti infili... No, è senso unico, dove vai? No, non andare contro... Ah, ok. Pensavo che andasse dritto di là. Non ha messo la freccia.
Perché no, non è la prima volta che qualcuno si sbaglia qua a andare dritti, eh. Adesso ho messo tutta sta cosa un po' meno. Aspetta, io devo stare di qua. Però quindi non ho fatto perdere tanto tempo. Però insomma è stato intenso. Breve ma intenso. Perché poi figurati, c'era tutta la gente lì che guardava. Avevo, diciamo, bloccato tra virgolette la strada principale del paese, quindi vabbè. L'importante è raccontarla senza che sia successo niente di grave. Vigili non ha fatto tempo arrivare, carabinieri nemmeno. Per quello gli ho detto manda qui qualcuno, che perché almeno insomma me la risolvevo da solo. Andare indietro non era un problema, il problema era che è come venire indietro qua, appena ti arriva una macchina cosa fai? Vabbè. Buono. Ora via, ci mettiamo su questa strada e non la cambiamo quasi più. Ma non so bene cosa ci sia, che c'è di questi camion qua. No, no, non qua. Più in là. Più avanti ce n'è qualcuno di Spinelli. O è un parcheggio che ci tengono dei camion qua sotto. Non l'ho là, non ho mai ben capito. Va bene. Ci vediamo dopo, dai ragazzi. Ok ragazzi, eccoci arrivati. Giunti a destinazione. A casa siamo arrivati, altro che a destinazione. 13:40. Buono. Allora, gli ho chiesto cosa devo fare di queste due casse, ragazzo in ufficio. Se devo scaricarle per evitare di parcheggiare il rimorchio e poi tirarlo di nuovo avanti. Ma mi ha detto no, lascia tutto lì e vai a casa. Va bene. Ho una macchina dietro, ha girato. A quanto pare il Volvo del mio collega l'ha messo in moto, perché vedo che è parcheggiato lì in fila insieme a tutti gli altri. Quelli sono i camion dei miei colleghi in ferie. Cioè no, a dire il vero tutti no. Però un paio sì. C'è il DAF del mio capo. Qui occhio, questo che ti porta via lo specchio. Lo mettiamo qua. Ecco. Lo mettiamo qui di fianco, almeno non dà fastidio. E ora tanto smetti di suonare, tranquilli. Lo mettiamo qui di fianco a questi. Ok. Ok, qui è il murettino. Andiamo indietro, tanto c'è un sacco di spazio. Qui diventa complicato quando sono attaccati e appiccicati bene, ma oggi non è il caso. Passiamo un po' il finestrino e guardiamo fuori. Sì. Poi avere il carrello giù sarebbe più utile in questo caso, ma va bene lo stesso. Accostiamolo, ma neanche troppo, che poi tribolano i miei colleghi a tirarlo fuori. E anche io, non è che io non tribolo. Può andare bene? O di più? Ma no, va bene. Boh. Alziamo un po' così, che tanto ce n'è sufficienza. Mettiamo in pausa, che almeno ci prepariamo per togliere la scheda e andiamo a sganciarlo. Tanto io non lo devo più tenere questo. Mettiamoci le bolle, va? Prima che ce le dimentichiamo.
buono. Togliamo la scheda, che per oggi è finita. Ecco. Ho abbassato mentre ero ancora troppo. Ok. Tanto uno spostamento così non succede niente per la scheda. Dai. Grazie. Mettiamo in out. Livelliamo di nuovo il trattore e via. Ce ne andiamo a mettere sotto un rimorchio. Potevamo metterci sotto un frigo, a dire il vero. Ma l'hanno lasciato in moto. C'è mica nessuno sopra, no? Giustamente. Dovrà caricare un po' la batteria. Siamo gli unici, mi sa, qua. È l'una e quarto alle due. Ci mettiamo sotto al nostro. Che tanto poi lunedì lo prendiamo noi. Non lo aggancio perché voglio lavarlo poi. Magari domani vengo a dargli una lavata, che è un po' sporco. Mettiamo qui in modo che non diamo fastidio se qualcuno deve agganciare il nero, anche se glielo diamo lo stesso, ma il nero lo aggancia l'altro mio collega, in teoria quel nero lì, credo sia quello 7-5-7 mi sembrano. Allora questo può essere che va via, boh, non lo so. Ok. Buono. Qui lasciamolo così. Mettiamolo giù manualmente così. Preferisco. Andiamo tutti giù. Via. Perfetto. Facciamo così, così. Così che un po' di sole lo protegge. Questi giorni che ero in ferie ho chiuso le tendine, ma adesso per un giorno non le sto a chiudere. Qui chiudiamo. La chiave togliamola del tutto. E buono ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Ah, poi forse io lunedì, prima di prendere il mio, devo andare a caricare dei tubi con, ho detto, due pianali, boh, magari uno sarà questo. Ciao a tutti, alla prossima. Ma ora capisco che il mio collega possa stare antipatico, ma buttargliele giù intenzionalmente le batterie. Non so se si rende, qua si rende meglio perché c'è la luce accesa ma è spenta. Ora lo proviamo a mettere in moto. Ah, ma è chiuso. Allora ve lo dico io cosa è successo. O l'ha lasciato in moto per fargli caricare la batteria, ma questo qui a differenza del mio si spegne. Adesso lui, il suo si spegne dopo qualche minuto. Oppure gli sono dimenticate le posizioni accese anche qua. Prendo le chiavi, vediamo se parte e di spegnere le luci. Momento della verità, ragazzi. Apri se si apre. Vediamo. Vediamo le luci prima di tutto. Batteria critica. Morto di nuovo. Tachicrafo ovviamente dall'errore. Guida senza scheda pure. Mettiamolo un po' in out, che almeno se qualcun altro dovesse prenderlo. C'è anche le luci accese. C'è di tutto acceso, cioè. Non va mica più sta fare. Questo mangia la batteria. Niente. Buono. Sarà di nuovo da rifar partire. Tanto in ferie. Domani magari, se vengo a mettere a posto il mio, che a lavare il mio, metto a posto, rifaccio partire anche il suo. Qualcuno l'avrà fatto partire stamattina, ma ha avuto vita breve la batteria. Ora vi saluto.